Si è conclusa al centro fiera del Garda di Montichiari, in provincia di Brescia, Kart & Race, il secondo appuntamento dedicato al kart. Notevole il successo di pubblico della fiera, che ha destato l'interesse degli appassionati, degli operatori del settore, oltre che dei curiosi. Nei 3 giorni di apertura di Kart & Race, i visitatori hanno potuto incontrare in fiera i più importanti espositori in ambito kartistico. Autorevoli rappresentanti dell'area costruttori, dei servizi dedicati alle corse, della stampa, delle tecnologie e dei componenti. Un target vasto ed eterogeneo è intervenuto alla manifestazione. In modo particolare, consistente, è stata la presenza di famiglie e più di 120 bambini, che hanno potuto divertirsi provando i kart nella pista coperta di 300 metri, appositamente realizzata. Piloti, operatori, sponsor e rappresentanti di tutti i settori kartistici hanno destato l'interesse, oltre che dei visitatori italiani, di numerosi partecipanti stranieri, europei ed internazionali. Una 3 giorni Kart & Race che ha visto anche la partecipazione di special guest della Formula 1, come Giancarlo Minardi, nonché i campioni del mondo nelle varie categorie per i campionati kart 2009. Il nostro stand di GoKart TV è stato preso completamente d'assalto grazie all'avveniristico simulatore di Formula 1 che abbiamo messo a disposizione per tutti i presenti. È stata per noi una grande vetrina, abbiamo presentato agli appassionati i nostri servizi televisivi e abbiamo lanciato la stagione del nostro campionato monomarca GoKart TV Championship Division. Le fiere sono molto importanti e questa di Montichiari penso che sia già diventata un punto di riferimento per tutti gli appassionati di questo stupendo sport. Sono già 3.200 i visitatori registrati nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 gennaio, chiudendo poi con 6.500 il numero complessivo di partecipanti ottenuti in questa seconda edizione di un salone che ha dimostrato ancora la passione e l'interesse di uno sport emozionante e in crescita, come il kart. Ra ra ah ah Roma Roma ma ga ga. Compagnia di Carlo Dell'Orto, titolare della Tomcat Racing, presente insieme a noi qui a Brescia, alla Fiera di Montichiari, per mettere in esposizione la sua macchina di Formula Renault 2000, in collaborazione con GoKart TV, quest'anno correrà sulle piste. Ci puoi spiegare com'è nata questa collaborazione? Beh, è nata per un rapporto di amicizia con Riccardo e quindi si è, come dire, allargato al discorso delle monoposto in Italia, e con la Tomcat noi abbiamo i vostri loghi e quindi siamo orgogliosi di portare in giro per tutta Italia il marchio di GoKart TV. Inoltre sappiamo che quest'anno correrete anche nella Formula Abarth. Sì, grossa novità per il 2010, Tomcat entrerà nel nuovo campionato della Formula Abarth, una nuova macchina promossa dalla CXI e quindi puntiamo a fare bene lì come abbiamo fatto bene nel Renault 2000. Top Fuel, la prima carta carburante prepagata multimarchio. Cerca il distributore selezionato Top Fuel più vicino a te su www.topfuelweb.com. Scopri così tutti i vantaggi e le fantastiche promozioni del Top Fuel Club. Fantastici premi ti aspettano. Top Fuel, il carburante over the top. Partecipa ad un campionato aperto a tutti. Le prove saranno 3. I kart utilizzati sono quelli elettrici del kartodromo di Franciacorta, in provincia di Brescia. Spettacolari premi vi aspettano, come test in Formula Renault, corsi di guida sicura, televisori a plasma, cellulari e navigatori. Iscriviti anche tu, il casco e la tuta te li diamo noi. Questi sono gli appuntamenti, 7 febbraio, 28 febbraio e 14 marzo. info@gocarttv.com. Prenota la tua iscrizione, affrettatevi. Ciò super positivo, la fiera del Kart & Race qui a Montichiari. Riccardo, è stato un successone anche per noi. Sì, sicuramente, guarda, vi posso dire che si fatica di più
a una fiera che a una giornata normale di gara. Oggi penso che siano passati, tra oggi, ieri e venerdì, penso che siano passati 4-5 mila persone, veramente. Tra l'altro noi eravamo proprio all'entrata, davanti al bar. Il simulatore ha tirato tantissima gente, fin troppa forse, però è un successo, abbiamo trovato nuovi amici, ne abbiamo rivisti di vecchi che quest'anno ci accompagneranno, insomma piloti, appassionati, telespettatori, sono venuti veramente tanti. Io sono contentissimo, ringrazio la Tomcat di Carlo Dell'Orto, la Formula 1 Driving per questo bellissimo simulatore e soprattutto la Top Fuel, che è uno sponsor nuovissimo appena acquisito dalla trasmissione televisiva e ci seguirà per tutto il 2010. Ecco, vale la pena di spendere due parole riguardo il campionato Go-Kart TV del 2010, che si preannuncia un grande successo per noi. Sì, ecco, ci sarà una grandissima differenza, che è quella che abbiamo diviso le gare in due, ossia ci sarà un trofeo di 8 prove, tutto all'interno della parabolica Biker Sport Brianza Karting, e poi 6 gare più una finale in giro per le piste del Nord Italia. Tra l'altro a breve sarà online sul nostro sito il calendario. Grande novità, sarò brevissimo, abbassamento dell'età, quindi a 12 anni già si potrà arrivare nella nostra monomarca. Ad ogni gara chi vince salirà sul Formula Renault 2000 della Tomcat, la macchina che abbiamo parcheggiata qui oggi, e poi il rapporto fisso. Quindi all'inizio della gara noi diremo: ragazzi, oggi si corre con l'82 per dire a Nizza Monferrato, e tutti dovranno montare un rapporto univoco. Questo sicuramente abbasserà le rotture, perché vedendo meno giri il motore è più solido, insomma. Concludiamo invitando tutti gli appassionati del settore a venirci a trovare e a partecipare al nostro campionato. Certo, non solo al nostro campionato, ma anche al nostro campionato indoor a Francia Corta, dove ci sono anche lì ricchissimi premi, ed è un campionato aperto a tutti perché si corre con i kart elettrici. Ciao ciao a tutti.